Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi proviamo Two Point Hospital, che è praticamente una versione degli anni 2000 del mitico Team Hospital della Bullfrog. E grande gioco veramente gestionale, appunto, dove uno deve costruire un ospedale, lo deve gestire con malattie molto particolari e uno stile molto goliardico anche in quello che c'è scritto. E quindi niente, direi di iniziare a creare il primo ospedale. Quindi comincia una nuova partita. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from Ho TERN, messo gli let altri. us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at three. Vabbè, quindi avete potuto vedere, insomma, che ci sono malattie molto particolari, non quelle normali, diciamo. Allora, benvenuto nella contea di Two Point. Sono Albert Crank e sarò il tuo fidato consigliere in questo viaggio. Questo è Hogsport ed ecco il tuo primo ospedale. Cliccaci sopra per cominciare. Ok, iniziamo, direi. A posto. Allora, inizia la tua carriera di direttore sanitario, impara le basi del mestiere creando il tuo primo ospedale. Quindi diciamo un tutorial. Ospedale di Two Point. Benvenuto nella contea di Two Point. Sei pronto per costruire il tuo primo ospedale e curare un po' di pazienti? Ok. Esplorare l'ospedale. Per prima cosa, magari vuoi dare un'occhiata in giro. Per esplorare l'ospedale, tieni premuto il pulsante destro del mouse e trascina. Sposta il cursore all'estremità dello schermo, usa i tasti WASD. Puoi anche usare lo zoom e la rotellina del mouse, ok. Spostare la visuale. A posto. Lo posso fare anche con la tastiera. Accettazioni. La prima cosa di cui ha bisogno l'ospedale è l'accettazione. I pazienti si dirigeranno qui quando arrivano in ospedale. Costruiamo una scrivania dell'accettazione vicino all'ingresso. Ok, allora clicca sul pulsante oggetti. Eccoci qua. Accettazioni, 1000 dollari. Non la faccio. Ruotare un oggetto con Z. Ok, io direi mettiamola proprio qua davanti all'ingresso. Ok, ci vuole un receptionist. Assumiamone uno. Clicca sul pulsante assumi. Ok, ecco qua. Assistenti, Chuck Marmalade, che poi queste sono le skill che hanno, quindi questo abilità aumentata in accettazione e vendita, più 50% abilità servizio clienti, felicità aumentata più 10%, velocità ed efficienza aumentate. Allora io direi, ovviamente più sono, insomma, skillati. E più costano, quindi direi di prendere questo medio 6805. Allora, questo è un ispiratore. Ha fatto finta talmente tante volte di aver letto quel libro che adesso ne è convinto sul serio. Ok, assumi. E lo mettiamo qua. A posto. Allora, ufficio del medico di base. Ottimo, prima di aprire ufficialmente ci serve l'ufficio del medico di base. I pazienti vedranno il medico di base in ogni fase diagnostica. Il medico di base visita i pazienti e decide se sono pronti per la terapia o se hanno bisogno di ulteriori esami. Ok, costruire una stanza, clicca sul pulsante stanze. Ok, io direi un attimo, un po' più piccolo l'ospedale così mi rendo un attimo conto. Oh, sorry. Oddio, scusa, non volevo. No, torna al lavoro. Ok, io direi però mettiamo pausa. Ok, così il tempo non passa perché il tempo è denaro. Quindi il medico di base lo possiamo costruire. Dove lo costruiamo? Qua c'entra in verità. Però qua possiamo metterci qualcosa tipo per l'ingresso. Vabbè, io direi mettiamolo qua.
Allora, possiamo fare un 3x3 che è il minimo richiesto, però poi ci sono anche il livello di prestigio delle stanze, quindi possiamo fare anche un pochino più grande, dai. Facciamo un 4x4. Mettiamo la porta qua. Mettiamo il medico che si mette qui così. Uno schedario. Ok. Allora, adesso possiamo aggiungere cose appunto per aumentare il prestigio. Più aumenta il prestigio, più avremo stelle dell'ospedale e quindi sarà un ospedale migliore. Io direi aggiungiamo qualche finestrella, mi sembra un po' buio. La finestra non dà sull'ospedale. Ah, non posso aggiungere le esterne, solo interne? Ah, ok, vabbè. Allora direi aggiungiamo una qui e una qui. Poi ci mettiamo un cestino. Mettiamo qua. Un estintore perché qui va a fuoco la roba, come niente. Una piantina per decorare il tutto. E al momento mi sa non è sbloccato altro. Perché poi si può sbloccare tutta questa roba qua. Cioè questa è soltanto questa roba da mettere qui. Poi altre stanze hanno altre cose, se non sbaglio. Ok, quindi direi che è pronta. Poi clicca sulla spunta verde. Eccola qua. Ok, abbiamo l'ufficio del medico di base. Quindi dobbiamo assumere un medico. Medico. Anche questi hanno le skill. Questi qui vuoti praticamente poi si possono formare i medici per far avere appunto delle abilità in più. Questo è bravo nella diagnostica, ha l'intelligenza emotiva, quindi aumenta la felicità e la terapia aumentata. Questo invece ha queste due cose qui, però la felicità sta qui. Aumenta la felicità dei pazienti quando si ha a che fare con loro. Abilità terapia aumentata. E io direi sempre uno medio, senza esagerare, che poi c'è posta. Ah, non ho letto, vabbè. Volevo leggere sempre i personaggi che dicono perché è divertente. Ok, quindi questo è fatto. Posso rimettere play? Eccellente. E l'abbiamo messo il medico. Ok. Buona notizia, il nostro ospedale è aperto. Stanno iniziando ad arrivare i pazienti. Dopo essersi registrati in accettazione, verranno inviati all'ufficio del medico di base per la diagnosi. Ok. Zoom e rotazione, vabbè, questo l'abbiamo capito. Segui il nostro primo paziente mentre va dal medico di base per una diagnosi. Io nel mentre che arriva il paziente metterei qualche panchina. Una qui e una qui, in modo che la gente poverina possa pure sedersi invece di rimanere in piedi. Poi metterei un distributore di bevande qua, un distributore di snack qua. Oh, non è attaccato al muro quello. Aspetta, si può. Ah, non è attaccato, non mi sembrava. E mettiamo anche un cestino però, perché sennò iniziano a fare lo schifo in giro. Ok. Tanto questo sicuramente poi me lo dirà anche dopo di fare. Ecco, mi è arrivata una notifica. Abbiamo diagnosticato il nostro primo paziente. Il medico di base ti ha inviato un messaggio. Consulta la lista dei messaggi in basso a destra. Dobbiamo costruire una farmacia. Fai aspettare il paziente, perché adesso tanto la costruiamo. Quindi stanze, farmacia. E la mettiamo subito qua a fianco. Questa va bene, un 3x3, perché tanto non c'è niente di che dentro la farmacia. C'è questo cosetto qua. Quindi mettiamo sempre una finestrellina, sennò un po' più soffocante. Ci mettiamo uno schedario. Ci mettiamo sempre un cestino, un estintore, che non si sa mai che qualcosa va a fuoco, e una piantina. Al momento purtroppo non posso mettere altro. Ci vuole un infermiere, quindi assumi... Ah, oh, scusate, no? E così. Ok, assumi infermiere. Abilità con la farmacia aumentate più 20%. Ok, vabbè, questo fa schifo, quindi direi prendiamo questo. Assumi, mettiamo qua. Ok, nel mentre metterei ancora qualche panca. Ok. Vediamo se è all'altezza del compito. Enjoy.
Vediamo se riusciamo a curare il paziente. Questo non ho capito che sta aspettando. Ah, la farmacia anche lui. Ma adesso stiamo a perdere un po' di soldi, vabbè, ma stiamo costruendo. Normale. A posto. Curato il primo paziente. Ben fatto, abbiamo curato il nostro primo paziente, abbiamo guadagnato dei soldi e la reputazione dell'ospedale è migliorata e questo attirerà altri pazienti. Quando un medico o un infermiere tratta un paziente, la sua abilità influenzerà la probabilità di successo. Alcune malattie sono più complesse di altre. Continua a diagnosticare e a curare i pazienti per aumentare gli introiti, così potremo espandere l'ospedale. Ok, è arrivata una lettera. Ok, aumenta per ogni paziente, abbiamo detto. Quindi per quello anche bisogna prendere comunque membri dello staff abbastanza decenti, perché se poi inizia a morire troppa gente, non è una bella pubblicità per l'ospedale. Vabbè. Allora, ora che abbiamo dei macchinari costosi, dobbiamo provvedere al loro mantenimento. Si useranno e di tanto in tanto andranno riparati. Se un macchinario si deteriora può incendiarsi. E in genere gli incendi sono considerati dannosi per gli affari. Assumi un inserviente per la manutenzione dei macchinari. Già che ci sei, assicuriamoci di avere qualche estintore nelle vicinanze, cosa che ho già messo. Ok, prendiamo un inserviente. Mazza, questo è skilladissimo. Ned Nerd Angelina Sandwich. Allora, questo allenamento alla resistenza. Quindi è più resistente, si stanca di meno. È più bravo a riparare. Acchiappa fantasmi perché quando muore una persona diventa un fantasma e rompe le palle ai vivi. Velocità e efficienza. Io direi che prendiamo questo, mi piace. Vuole più soldi. Una noia mortale al potenziale di giocare bene a centrocampo. Vabbè, vai, inizia a pulire. Ok, vabbè, sì. Se vedo che si sta deteriorando, posso anche aggiustare l'oggetto quando mi pare. Mantenere felici persone è importante, mantenere felici staff e pazienti per assicurarsi che l'ospedale funzioni senza problemi. Con il passare del tempo i pazienti si annoieranno e avranno fame e sete. Assicurati che tra un appuntamento e l'altro abbiano accesso a intrattenimento, cibo, bevande e una seduta comoda. Se diventano infelici se ne andranno in un altro ospedale. E direi che un minimo gliel'abbiamo già messo. Posiziona un porta dépliant. Ecco, questo ad esempio non l'avevo messo. Direi all'ingresso mettiamo un porta dépliant. E questo per lo spasso. Which is uncanny because I've never heard it before. Or have I? Oh, well. Diagnosi 100%. Allora, energia, staff e pause. I membri dello staff si stancano quando lavorano e a un certo punto andranno in pausa. Una stanza dello staff li aiuterà a rilassarsi e tornare al lavoro stimolati. Anche bibite e snack contribuiscono a mantenerli soddisfatti. Ok, quindi bisogna fare la stanza dello staff. Quindi stanza dello staff. E questa invece la mettiamo qua all'angoletto. La facciamo un po' più grandicella magari. Che questa si può mettere un po' di roba, anche se il primo quadro non credo più di tanto. Abbiamo iniziato a guadagnare, bene. E vabbè, sì, famola così. La mettiamo qua. Allora, un divanetto. Poi ci mettiamo delle finestrelle qui. Sì, sì. Poi ci mettiamo una poltroncina. Magari girata così. Poi ci mettiamo un armadietto. Così possono appoggiare le loro cose. Ci mettiamo sempre un cestino. Mettiamo qua. Un estintore, non si sa mai. Una piantina qui. Questi poi andranno sbloccati. Poi ci mettiamo anche qua dentro un distributore di bevande e uno di snack. A posto. Direi che al momento questa stanza può andare bene così. Abbiamo curato 5 pazienti. Il personale si recherà nella stanza dello staff quando è in pausa. Riempi la stanza di oggetti interessanti. Bla bla bla. Ok.
Abbiamo scoperto morsa. Quando afferra un paziente non lo molla più. Colpisce stato vivente gli zucconi fissati con i selfie. Invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. La gente fissata con i selfie. Bibite, snack, cestini abbiamo messi. Ok, bisogna fare i bagni. Perfetto, ok, bagno sbloccato. Quindi stanze, bagno. E il bagno direi lo mettiamo a fianco a questa dello staff. Così se questi mentre si riposano un attimo devono anche andare in bagno. Direi la facciamo così, così. Questo è un bagno. Ne mettiamo un altro e un altro. Ah, non me lo fa mettere là, vabbè. Direi che tre ci accontentiamo. Ne mettiamo un lavabo qua, ne mettiamo un altro qua, un asciugamani ad aria, ok, un cestino in bagno fondamentale, un estintore magari va a fuoco pure il bagno, una piantina magari fa un po' meno schifo il bagno. E al momento non c'è altro, quindi direi che per ora il bagno va bene così. A posto. Ah, c'erano le cose da fare, un po' visto. Ok, quindi adesso abbiamo anche il bagno. Tanto io ulteriore diagnosi, ci sono arrivate segnalazioni di nuove malattie in città, potrebbero essere più difficili da diagnosticare. Potrebbe essere necessario costruire una nuova sala diagnostica. Se un medico di base non è sicuro, invierà un paziente per ulteriori analisi. Ok, abbiamo trovato, sbloccato la diagnosi generale. Quindi, diagnosi generale, la possiamo mettere qua? Perfetto. Ok, quindi così. Questo qua, il lettino lo mettiamo qua. Anzi, sposta qua. Ok, poi ci mettiamo, come al solito, le finestrelle, sennò è un po' soffocante la cosa. Lo schedario. Mettiamo qua. Il cestino. L'estintore. E la piantina. Ok, e qui ci vuole... che ci vuole qua? Un infermiere, quindi assumi... Infermiere, questa fa bene la diagnosi. Motivata del potenziale igienista, fa battute per spezzare i silenzi. Questa mi piace. Yeah. Ok, quindi quella lì. E direi di mettere nel mentre qualche panchina anche qua. Allora, mettiamo una panchina qua e una qua. E, ok. Mi sta a fare la diagnosi. Diagnosi più 24%. Beh, è andata bene sta diagnosi o no? Che c'ha questa? Ah, deve tornare al medico di base? Ok. Vabbè, quindi... Ah, il medico sta in pausa. Ok, abbiamo fatto anche questo, ma quello dovrebbe tornare a lavorare. Abbiamo sbloccato il reparto. Allora, il reparto direi invece di costruirlo tipo da queste parti qua, oppure qua potremmo costruirlo. C'è una nuova particolare malattia in città, cefalea a bulbo. Per affrontarla serviranno nuovi costosi macchinari. Continua a espandere l'ospedale per sbloccare la stanza per le terapie. Potresti anche avere bisogno di un altro ufficio del medico di base e di altro staff per gestire le cose. Ok, allora io direi adesso, intanto facciamo il reparto. Il reparto io lo metterei qua. E questo magari è un po' più grande perché ci vanno i letti. E possiamo mettere l'ingresso qua. Qui mettiamo questo. Lo spogliatoio possiamo metterlo qua e i letti li mettiamo qua. 1 2 3. E 4. Poi sempre finestrella.
finestrella, un armadietto a testa, quindi uno qua, e questo lo dividerà con qualcun altro. Lo schedario qui a questo, il cestino mettiamo qui, poi sempre un estintore per sicurezza, lo posso mettere qua. Ah no, mi fa spostare, vabbè, scusate, non mi fa prendere più questo. Ma se io voglio il cestino qua non posso, aiuto, non ho più spazio. Ok, aspettate, allora sposta un attimo questo. Ecco qua dell'estintore. Allora, oddio, perché mi ha messo questo? Si può togliere? Scusate. Allora, meno questo. Perfetto. Allora, non voglio, ecco, voglio spostare questo. Voglio spostare questo. Cioè, sta cosa sta facendo un casino. Non c'è spazio. Allora, aspettate. Allora, questo mettiamo qua. Poi, ma non questo. Questo lo mettiamo qua. Ok, mi ci vuole lo spazio per il cestino, però. Mazza, non c'è uno spazio per il cestino? Vabbè, vuol dire che qua niente cestino, raga, una certa. Va bene così. Ok. I reparti servono per le diagnosi e a curare una serie di malattie. Serve un infermiere per accogliere ciascun paziente. Ok, allora, assumi. No. Tanto sappiamo. Riprendi. Allora, assumi. Infermiere. Questo, gestione del paziente, farmacia, diagnosi, motivazione, diagnosi e terapia. Vabbè, un po' cara però. Una mentore nata, ha del potenziale, una comica nata, fa la paziente per arrotondare. Fa la paziente per arrotondare. Ok. E tu vai qua. A posto. Costruisci due stanze uffici del medico di base. Allora, stanza. Che poi in verità dovrei poterla copiare questa, se non sbaglio. Copia. E la mettiamo. Un medico di base la possiamo mettere anche qua in mezzo, in verità, secondo me. Così non devono fare troppa strada. Però la farei un pochino più piccola. Posso farla un pochino più piccola? Tanto a quanto pare non è che posso aggiungere grandi cose. A sto punto la metterei qua. Questa la metto qua. Questa la metto qua. E possiamo anche girarla. Ecco, tipo così. Mettiamo un medico di base qua. Penso possa andare. Quindi ok. E dobbiamo assumere un altro medico di base. Quindi medici. E questo è bravo in la diagnosi. Vabbè, prendiamo Warwick Avocado, che è un sudicione. Il Ministero della Salute di Two Point è lieto di premiare i risultati di ogni ospedale della contea. Se ne costruiamo uno capace di soddisfare i bisogni della zona, l'ospedale riceverà una valutazione ufficiale. Ottimo per la nostra organizzazione, non solo ogni stella ha delle ricompense associate, ma ci permetterà anche di creare un ospedale nella contea. Continua a espandere l'ospedale per ottenere la valutazione di una stella. Allora, questo è sudicione, pensa che non si possa sapere fino in fondo. Vai sudicione, confidiamo in te. Dobbiamo curare 3 pazienti con cefalea a bulbo. Allora, intanto abbiamo scoperto pantano, una malattia della pelle davvero disgustosa, provocata dai bagni sporchi. Può essere curata con un costoso cocktail di farmaci accuratamente preparato in farmacia o con la stregoneria. Ok. Poi, completando i suoi obiettivi, la nostra organizzazione guadagna kudos.
Ah, la moneta si chiama Kudosh. Boh. Possiamo usarli per ottenere accesso a nuovi oggetti. Ah, sì, infatti, come vi dicevo, alcuni tanti oggetti vanno sbloccati. Promozione staff. Wins Woodstone può ricevere una promozione da medico interno a medico. Uno slot formazione, dipendente velocità, diagnosi, terapia. Va bene. Proprio il minimo per farti felice, guarda. Oh. Beh, quanto? 25? Va bene, dai. Ok. A posto. Questo è quello che serve di livello. Tanto qua ci mettiamo delle panche. Una qui e una qui. Che tanto al medico di base c'è sempre la fila. La pensione ospedale è buona. Bene. Piano piano stiamo formando un bell'ospedale. Guarda, i pazienti con cefalea a bulbo. Questo è curato. No, è andata male la... Cacchio, la terapia è fallita. Porca vacca. Com'è possibile? Aveva l'83% di possibilità. Povero, mi spiace. Allora, laboratorio di svitamento richiesto. Ecco, con questo faccio la cefalea a bulbo. Hanno una testa che non passa inosservata. La costruzione costerà 21.000. Fai aspettare il paziente. Allora, stanze, laboratorio di svitamento. Eccolo qua. E questo lo mettiamo qui. Ok. Ecco qua. A posto, poi ci mettiamo classica finestrellina, finestrellina, sempre un cestino, così è più igienico. Questo un sacco di macchinari potrebbe prendere bene bene fuoco. E una piantina. Ok. E qui ci vuole un medico. Perché dice il dottor Vince Woodstone? Vabbè, assumi medico. Ci mettiamo questo, dai. Si stanca facilmente, affascinante, irascibile, ha le mani morbide. No, Ciccio, ci va questo qua. Sì, abbiamo uno stato in 20 nello stesso posto. Perdonami, cioè, tu sei qua, no? Cioè, questo è il posto tuo. Io non lo so. Ecco le lampadine. La testa a bulbo. E adesso qua ci mettiamo pure delle panchine. Ah, ne mettiamo una qua e una qua, perfetto. Quindi dobbiamo curarne tre. Ecco, ti sto mettendo una capoccia nuova. Ok, uno è curato. Quindi due, qual è? Dov'è il terzo? No, ma manco questo è stato curato. Oh, oppure uno staff lo sto pure a pagare tanto. Perché non ho le giuste stanze, forse non mi basta. Vabbè, direi di andare un po' più rapidi. Perché tanto fino a che non cura quelli, non posso fare altro. Ok, ne ha curati due. E mo dovrebbe arrivare il terzo con la testa a bulbo. Eccolo. Lo sapevi, vuoi rendere un ospedale più piacevole posizionando piante e oggetti decorativi? Vabbè, mettiamo. Abbiamo curato 20 pazienti. Ok, mettiamo qualche piantina, dai. No, aspettate. Oggetti pianta, ok, allora ci mettiamo una qui, ci mettiamo una qui, ci mettiamo una qua e qua ce ne mettiamo un'altra e boh, non so a dove altro metterlo e qua ce ne mettiamo una, dai. Tanto ripeto, al momento posso anche iniziare a sbloccare qualcosa, in verità, certo spendiamo un po' dei soldi.
panca senza schienale. Ok, allora, gentile amministratore ospedale, ospedale una stella. Congratulazioni, Ministero della Salute di Two Point ha assegnato al tuo ospedale una valutazione di una stella su un massimo di 3. Per festeggiare ho recuperato la tua scheda dal cestino. Continua a sviluppare la tua attività a Oxford per ottenere ulteriori risultati e riconoscimenti, se pensi di riuscire a fare di più. Oppure, in alternativa, pensa in grande e inizia a espandere la tua organizzazione aprendo un nuovo ospedale a Lower Bullocks. Come si dice, a te la scelta, con fragranza, eccetera, eccetera. Quindi direi che facciamo... Vabbè, continua. Abbiamo sbloccato il poster cefale a bulbo. Aumentando il punteggio d'ospedale, la nostra organizzazione ha guadagnato un sacco di kudos. Sfruttalo per sbloccare nuovi oggetti per i nostri ospedali. Ah no, i kudos sono questi, 170. Ok, se vuoi tornare alla mappa per andare in un altro ospedale, clicca sulla pulsante mappa nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Adesso abbiamo altri obiettivi. Ah, questo siamo quasi arrivati. Ospedale a sé, cura 25 pazienti. E niente, quindi adesso possiamo continuare con quell'ospedale oppure andare a crearne di nuovi. Dove ovviamente le sfide diventeranno sempre più difficili, perché questo era il tutorial. Ok, è disponibile Lower Bullocks, che è questo qua. Ok, questa è una stella. Volendo possiamo fare, insomma, aumentare il prestigio di tutti gli ospedali, che sono un bel po' da fare. E niente, quindi direi questo video introduttivo spero vi sia piaciuto, il gioco è molto carino, certo adesso non è che si poteva fare tanto, però piano piano poi aumentano le cose, ci sono varie difficoltà perché poi gestire tutto non è facile. E niente, quindi come al solito mettete un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere se è il gioco di vostro gradimento e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, alla prossima!